Grazie Presidente. Grazie. Stiamo presentando i nostri campionati del mondo della disciplina olimpica al completo e della disciplina degli attacchi, quella che si fa con le carrozze. La prima disciplina che si svolgerà dal 15 al 18 settembre, la seconda dal 22 al 25 settembre nel nostro impianto di Prato del Vivaro in provincia di Roma, nel comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. È molto molto importante sportivamente perché affida 7 slot olimpici, quindi 7 nazioni da tutto il mondo potranno qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ci saranno i migliori cavalieri del mondo che avranno una cornice d'eccellenza perché l'impianto sportivo di Prato del Vivaro ha ospitato già le Olimpiadi del 60, i Mondiali del 98 e oggi è tornato nella sua grandezza, nella sua bellezza incredibile a ospitare un evento di levatura mondiale. Una riproposizione di Rocca di Papa, Pratone del Vivaro, il Lazio, bellissima, che sarà in tutto il mondo. E questa volta è importante perché è un grande recupero. Pratone del Vivaro nasce con le Olimpiadi del 60, un po' dimenticata, casini burocratici l'hanno fatta precipitare nel dimenticatoio, abbiamo lavorato con la federazione, con il comune per un grande recupero, è un'area meravigliosa, torna a una vocazione straordinaria, quindi vanno bene questi mondiali, ma vanno benissimo perché è anche solo l'inizio. Abbiamo investito per chilometri di strade, svincoli, valorizzazione del territorio e nei grandi eventi bisogna starci così, per farli riuscire bene e per lasciare qualcosa che continuerà anche dopo il 25. È stata una stagione unica, Roma ha recuperato il suo blasone, abbiamo superato ogni record rispetto agli anni precedenti, sia in termini di grandi eventi sportivi che culturali. La provincia di Roma, Rocca di Papa, è un'area vasta, bellissima, stupenda. Questo è un impianto che ha avuto un grande successo nelle Olimpiadi del 60, che ahimè ricordiamo anche con grande nostalgia, anche come quelli come me sono nati 20 anni dopo. Però i grandi eventi sportivi portano economia, producono economia, la produrranno anche per Roma e soprattutto creano delle photo opportunity uniche che, facendo il giro del mondo, generano nuovi flussi turistici di qualità che andranno a riempire gli alberghi e magari spingeranno tante persone a venire a Roma se non sono mai venute o a tornare se già sono stati qui. Con la provincia di Roma, con la regione Lazio, faremo in modo che poi questo posto verrà utilizzato anche dopo questi mondiali e con la Federazione Italiana Sport Equestri andiamo a chiudere una stagione, è la ciliegina sulla torta dopo il grande successo di Piazza di Siena e del Circo Massimo ieri con il Global Champions Tour.